Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pentiment. Io sono GracialSphere e in questo mio gameplay walkthrough che sto portando nel gioco dall'inizio alla fine, siamo nell'atto 3, siamo su PC in 4K e andiamo a visitare ora le rovine della chiesa, le rovine dell'abbazia, perché secondo noi potrebbe esserci qualcosa di interessante all'interno, sopravvissuto all'incendio. Andiamo. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Andiamo. Oltre a condividere appunto questo video a tutte le persone che potrebbero essere interessate ad un'avventura grafica di questo tipo molto molto particolare. Vediamo un po'. Mio Dio, è incredibile! Mi chiedo che aspetto avesse prima dell'incendio. Noi ce lo ricordiamo bene. È crollato tutto durante l'incendio. Dovrò fare attenzione mentre mi arrampico su queste macerie per proseguire. Dite che cade male? Oh merda! Eccola. Oh no, non posso tornare lassù. Se mi arrampico potrei causare dei crolli. Anzi, altri crolli. Dovrò trovare un'altra via d'uscita. Come anche quando abbiamo esplorato l'acquedotto segreto, le miniere di sale. Cioè, sempre così comunque. Bisogna trovare un'altra via d'uscita prima di uscire. Oh, finalmente siamo andati nella torre. Finalmente la torre acquisirà un'importanza di trama, immagino. Viti. Si arrampica sulle viti? Non è rimasto nulla della vecchia scalinata. Immagino di non poter passare di qui. Però questi rampicanti arrivano fino in cima. Sembrano abbastanza robusti da sostenere il mio peso. Beh, non c'è altra via d'uscita. Non dirò cosa sembra quel mulino stilizzato. Non lo dirò. Si vede tutta Tassing da qui. Chissà se riesco a ricostruire la disposizione dell'abbazia dalle fondamenta e a trovare un modo per raggiungere la biblioteca. Minigioco? O lo farei? Scommetto di poter scendere da qui. Il tetto sembra abbastanza stabile. Sembra una cosa molto più pericolosa di tante altre cose che avresti potuto fare, insomma. Calarsi sul tetto non è proprio il massimo. Questa terza parte, questo terzo atto mi sembra però molto più guidato e con molte meno ramificazioni possibili rispetto ai primi due atti. Mi sembra che alla fine la storia sia questa e non è che si possa fare diversamente. Oddio, ricordo quando la biblioteca fu divorata dalle fiamme. Papà mi ha detto che ero ancora molto piccola, ma ricordo le fiamme che fuoriuscivano dalle finestre. C'erano così tante persone che urlavano e correvano ovunque. Quella notte mi sono addormentata piangendo. Non sono più tornata in questo posto da allora. Non sembra essere rimasto nulla all'interno. Chissà cosa speravo di trovare. Bene, Magdalena, come intendi uscire da qui? Piano piano troveremo un'uscita, sicuro. Potremmo andare nel cimitero oppure guardare questi fiori.
Le rose si sono impossessate dell'abbazia. Sono contenta che cresca ancora qualcosa di bello qui, ma in generale nel posto in cui poi c'è stato un incendio, la cenere fertilizza il terreno, eh. È un buon fertilizzante solitamente. Diamo un'occhiata. Ok, stesso dialogo, stessa interazione con le rose. Qui c'è qualcosa, zero. Zero proprio, non si può andare qui sotto. Qui c'erano i recinti degli animali, se non sbaglio, sotto il cimitero. Possiamo però tornare di qua, andare nel chiostro. Oh, ci sono dei gatti. Mi domando se ci siano sempre stati tutti questi gatti nell'abbazia. Magari potrei chiedere a Voislav cosa ricorda della sua permanenza qui. Assolutamente sì. Glielo chiederemo. Questo posto è un disastro, che tristezza. Possiamo andare nella sala capitolare oppure dare un'occhiata qui. La porta è bloccata, non posso proseguire da qui, quindi il percorso è obbligato. Sala capitolare. Oh, un vecchio affresco! È usurato, ma si distinguono ancora alcune figure. Una danza macabra? Vediamo un po' cosa dice la nota della danza macabra. Un'allegoria artistica sull'ineluttabilità della morte. Le illustrazioni raffigurano spesso persone di ogni ceto sociale, come monito del fatto che la morte arriva per tutti, dal contadino all'imperatore. Che cosa? Questi personaggi sembrano nuovi. La pittura è stata applicata solo da pochi anni. Ecco chi ha rubato i pennelli e le pitture. Qualcuno ha fatto delle aggiunte di recente. È davvero lugubre. Chi mai aggiungerebbe nuovi personaggi alla danza macabra? E perché? Avrà a che fare con la caccia selvaggia? Questi sembrano abitanti delle città. Gente di qui. Persone che sono morte. Questo deve essere il barone. E questo è Otto. Un momento, ma quello. Guarda quello che brucia, Andreas. C'è qualcuno? C'è nessuno? Chi sei? Un'abbazia dimenticata. Ne è infatti si era girata dall'altra parte, quindi. Allora, quelli che bruciano dovrebbero essere Padre Gui e Lennart, non Andreas magari. Questo che scrive sulla pergamena è Otto, credo, che appunto voleva stampare le 12 tesi. Mentre questo credo che sia il barone. Oppure questo qui a terra, il barone. Alla faccia. Oppure questo con la lama che arriva nel fianco, perché tecnicamente era morto appunto con la lama nel fianco. Bel dettaglio questo dell'aggiunta dei personaggi alla danza macabra. La porta! Chiunque mi stesse osservando deve averla aperta. Non mi piace. Penso di aver visto tutto ciò che resta dell'abbazia. Ora voglio uscire di qui. Però voglio andare a vedere, assolutamente, abbazia superiore. Ah, beh, no, niente, si esce direttamente. Se facciamo. Se è abbazia superiore, si esce. Quando è iniziato a nevicare? Adoro la neve. Anche nei videogiochi. Devo andare a parlare a Voislav. Andiamo a vedere se c'è qualcuno qui, magari. No, questo posto è diventato letteralmente inutile. Fin dal secondo capitolo in realtà, cioè dopo il primo qui non c'è più stato niente. Andiamo a cercare Voislav. Potrebbe essere nel villaggio. Eccolo.
Ma dai, ma non mi parla, devo parlare magari a Matilda. Nemmeno. Strano. Però posso parlare a Marta. Ciao Magda. Buon pomeriggio Marta, sei in visita alla cucina? Sì, Henry mi sta aiutando a fare una cosa per papà. Papà ama fare le sue passeggiate mattutine, ma dopo un po' iniziano a dolergli le gambe, quindi non possiamo andare lontano. Mi è stato affidato un progetto impegnativo, per usare un eufemismo. È un po' che ne sto discutendo con Baltas. Quell'uomo brulica di idee. Baltas ha ideato una sorta di telaio di supporto per la gamba di papà, ispirato alla cuissa e agli schinieri. Spera che possa aiutare papà a poggiare meno peso sulla gamba infortunata. Forse questo arnese potrebbe aiutarlo a muoversi senza provare tanto dolore. Però per realizzare il progetto servono componenti metallici di ogni tipo. Spero di essere all'altezza della situazione. Alcune delle parti più piccole potrebbero darmi del filo da torcere. Io credo in te, Andris. Il ferro è piuttosto costoso al momento. Come farei a pagare tutto questo? Ce la stiamo cavando. Alcune persone in città ci hanno dato una mano. E poi Andris è stato molto generoso. Ha accettato di ricevere in cambio parte del nostro raccolto. È per una buona causa. Papà ha bisogno di un po' di incoraggiamento. Si intristisce sempre quando arriva l'autunno. In realtà non gli ho ancora detto nulla di tutto questo. Voglio che sia una sorpresa. Magari un regalo di Natale, se va tutto secondo i piani. Lo spero. Buona fortuna, Marta. Ok. Peccato non possiamo davvero parlare con Voislav per i gatti. Artemis, parliamo con lei. No, non c'è niente dello scherzo delle rane. Ursula e Fabian. Possiamo parlare con loro. Forse, sto facendo le ricerche sulla storia di Dustin. Tuo nonno mi ha detto di averti raccontato un sacco di cose sui vecchi tempi. Oh, finalmente possiamo parlare con lei. Tu ricordi qualcosa? Sì, certo. È una fortuna che sia mio nonno che Ottilia mi abbiano insegnato ciò che sapevano. La sua mente è rimasta acuta fino alla fine. Come la sua lingua, a quanto ricordo. È da lei che ha imparato. forse mi ha ispirata inconsapevolmente da lontano. Sono grata di aver potuto trascorrere del tempo con lei prima che ci lasciasse. Cosa ricordi dei loro racconti? Il nonno mi parlava di trucchi e rituali di ogni genere per proteggersi dal male. Ma immagino che questo non ti interessi. Diceva che era stata Percita a proteggere la foresta dalle streghe, non San Giovanni. Dio e i suoi santi hanno il dominio sulla città e l'abbazia. Ma Percita veglia ancora su tutti i nostri luoghi selvaggi. Vediamo se c'è una nota. Dea pagana delle Alpi, associata agli animali e alla filatura della lana. Viene ancora invocata da alcuni cristiani in Austria, Svizzera, Baviera e Svevia. Ok. E Santa Sazia? Il nonno crede, che nei crede nei santi tanto quanto crede in Percita. Diceva che il potere di Percita si manifesta in determinati luoghi e momenti. Non ci sono conflitti per la supremazia tra lei e i santi. Capisco. E Ottilia conosceva tutti quei vecchi canti in un'altra lingua. Mi disse cosa significavano, ma non sapeva tradurli, immagino. Avevano a che fare con Percita, ma anche con Dio e San Maurizio. E qual era la loro origine? Lei non lo sapeva, ma io credo di averlo capito dopo la sua morte. Dei viaggiatori si fermarono in città e li sentì parlare nella loro lingua. Non aveva esattamente lo stesso suono delle parole che pronunciava Ottilia, ma ci assomigliava molto. E dissero che San Maurizio era anche il loro patrono. Davvero? Da dove venivano? Dai Grigioni, erano svizzeri. Dissero che c'era una sorgente sacra nella loro città, che era stata benedetta da San Maurizio, esattamente la stessa nostra storia. Dunque, se Ottilia conosceva la loro lingua, significa che la sua famiglia proveniva dai Grigioni? Diceva che tutti conoscevano quei canti e la lingua, generazione addietro. Non lo so. Forse non abbiamo sempre vissuto in questo luogo. Cosa intendi? Forse noi siamo giunti qui da qualche altra parte, le nostre famiglie, intendo. Ma Tassing era abitata da prima che arrivassero i Romani. Questo è ciò che ho sentito. La gente dice che la miniera è qui da sempre. Ma, oh, non saprei. Sto solo cercando di dare un senso alle cose. Forse non c'è nessun senso da trovare. Non so se questo possa esserti utile.
Beh, potrebbe, visto che devo ancora decidere cosa dipingere. Sono lieta che Ursula mi abbia raccontato queste cose, anche se dubito molto che padre Thomas approvi. Probabilmente sarebbe peggio se un inquisitore la sentisse parlare di alcune delle cose in cui crede. Probabilmente dovrei avvertirla di non parlare troppo liberamente delle vecchie usanze. Magari non sarà utile, ma è interessante. Mi fa piacere, non tutti apprezzano questo genere di discorsi. Lo so, dovresti fare attenzione, Ursula. Perché? Non tutti sono di mentalità aperta come me. Non voglio che tu finisca nei guai, tutto qua. Va bene, apprezzo che ti preoccupi per me. Ok. Abbiamo quindi completato anche questa parte della missione. Con Voislav non penso che potremo parlare. E a questo punto possiamo andare a parlare con Thomas, immagino. Con Oz non si parla. Andiamo a parlare con padre Thomas. È l'unico che ci manca. Sarà dentro la chiesa? Eccolo qui. Avete un momento? Naturalmente. In cosa posso aiutarvi? Volevo chiedervi dei santi di Tassing. Mi piacerebbe dipingerli nella Rathaus. Sono lieto di sentirlo. Il ritratto dei santi sarà un ottimo tema centrale per il murale. Avete frainteso, padre? Potrei incorporarli, ma ci sono altre possibilità. Ah, allora tenterò di convincervi a includerli. Ma sapete, c'è un'altra persona santa che state dimenticando. Rifletti sulle sue parole. Parlo della Beata Vergine, naturalmente. Maria? Molte persone dimenticano che Maria è la santa più importante in assoluto. E visitò uno dei contadini di Tassing secoli fa. La Vergine Maria apparve a Tassing. Perché? Proprio così, apparve per trasmettere un messaggio. Secoli fa, un contadino ebbe tre visioni di Maria nel campo qui dietro. Nella prima gli disse di riferire al vescovo di Frisinga della sua apparizione. Il contadino si recò a Frisinga, ma il vescovo non volle né vederlo né ascoltarlo. Sembra una reazione ragionevole, tutto sommato. Forse, ma beato è chi crede senza prima aver visto. Purtroppo il vescovo non gli credette. Il contadino tornò a Tassing ed ebbe un'altra visione nel campo. La Vergine gli mostrò il disegno di un labirinto. Gli disse di disegnarlo su un foglio di corteccia di betulla e di portare il disegno al vescovo di Frisinga. Continuò ad ascoltare. Il vescovo tentò di allontanare il contadino, ma poi vide il disegno del labirinto nelle sue mani. Era la stessa immagine che il vescovo aveva visto in sogno 3 notti prima. Incontrò il contadino, che gli parlò delle due apparizioni a cui aveva assistito qui a Tassing. Il vescovo fu commosso dalla storia del contadino e venne qui, a Tassing. Continuò ad ascoltare. E quando il vescovo arrivò, Maria apparve a entrambi. Disse al contadino che la città doveva costruire questa chiesa e al vescovo di sostenere la città. La città era troppo povera per costruirla da sé? Oh, non lo so, ma di certo il sostegno del vescovo deve aver reso le cose estremamente più facili. E così il vescovo contribuì a finanziare la costruzione di questa chiesa. Da allora la gente di Tassing non ha mai smesso di usarla. Non siete di Tassing? Come mai conoscete questa storia? È vero, non sono di qui. Me lo hanno raccontato gli abitanti quando sono arrivato, e il vecchio sacerdote lo aveva raccontato a loro quando erano bambini e così via. I sacerdoti e il gregge hanno condiviso la responsabilità di tramandare la storia nel corso dei secoli. Grazie per la storia, padre Thomas. Vi ho convinta a dare ai santi una posizione di rilievo nel murale? No. Non sarei troppo precipitosa, padre. Ci sto ancora pensando. Facciamo così. Beh, se il pensiero non dovesse assistervi, confido che la preghiera saprà offrirvi maggiore chiarezza. Ok. Dovrei tornare alla Rathaus e mettermi al lavoro. Sì, ora tocca assolutamente andare a dipingere questo benedetto murale. Allora, si va nella parte nord della città. Quindi centro città. Ne c'è qualcuno con cui parlare prima? Kraft! Oh, finalmente posso parlare con lui.
Sei venuta ad ammirare un gran pezzo di artigiano all'opera? Alza gli occhi al cielo. Immaginavo che voglia dire no. Immagino che voglia dire no. Esattamente, Kraft. Beh, il cervello mi funziona ancora, Magda. Sei venuta ad ammirare le mie riparazioni, allora? A dire il vero, non me la sto cavando bene come speravo. Qual è il problema? Pensavo che avrei avuto problemi con la pietra, gli strumenti, o la mia carenza di doti artistiche. Ma c'è dell'altro, qualcosa nella mia testa. Non riesco a trovare la mia strada. Inoltre, mio padre vuole che aiuti di più nella fattoria. Vorrei essere più presente, ma... Il nonno mi ha insegnato tutto sul mestiere. Voleva davvero che diventassi bravo, e il lavoro mi piace. È come se potessi parlare alla pietra, sai? Non letteralmente, ma riesco a vedere il modo in cui le linee di tensione scorrono attraverso la roccia. Capisco come dare forma a una cosa a partire dall'altra, come creare, realizzare qualcosa di duraturo. La nonna si è persino offerta di finanziarmi un apprendistato con un maestro tagliapietre. Papà mi sosterrà in entrambi i casi, eppure mi sento come se mi stessero tirando in entrambe le direzioni contemporaneamente, capisci? Sì. Non puoi vivere secondo le regole e le pretese altrui. Però leggiamo un po' il suggerimento. Agnes sta offrendo a Kraft un'opportunità unica. Con il maestro giusto potrebbe diventare un artigiano affermato. Dovrebbe partire. La sua famiglia se la caverà senza di lui, no? Se puoi provvedere alla tua famiglia ti rende felice, è senz'altro la scelta giusta. Detto da te, sembra la più ragionevole delle soluzioni, vero? Ma ancora non riesco a sciogliere i miei dubbi. Nessuno può sfuggire del tutto ai propri dubbi, ma non lasciare che ti frenino. Dio, quanto vorrei avere la tua sicurezza e la tua forza d'animo. Hai imparato a essere così da Klaus? Cristo, che scelta difficile. Non so cosa fare. Penso che dovresti accettare l'apprendistato. Niente, fallito. Meglio che rimanere a Tassing, no? Hai insultato i ragazzi del villaggio. Quindi per quell'insulto all'inizio lui non accetta il nostro suggerimento? Non saprei. Mi piace stare qui e l'esperienza che ho acquisito con il nonno mi basta per andare avanti. Inoltre, se me ne andassi, non rimarrebbe nessuno a occuparsi della pietra della città. Le fondamenta della chiesa sono messe davvero male. E chi può dire che non ci sarà un'altra alluvione questa primavera? Non penso che dovrei restare. No, penso che dovrei restare. Presto dirò alla nonna che ho preso la mia decisione. Beh, grazie per avermi ascoltato, Magdalena. È a questo che servono gli amici, no? Beh, il lavoro chiama. Padre Thomas mi ha chiesto di rinforzare i muri della chiesa. Detto fra noi, mi piacerebbe riutilizzare le pietre delle rovine dell'abbazia, ma padre Thomas me lo proibisce, dice che è inopportuno. È un puro spreco di pietra di qualità, non capisco. Le rovine bruciate di un'abbazia sono per sempre, pur sempre un sito religioso, ma si comporta da debole, come sempre. A volte non capisco proprio padre Thomas. Vabbè, stammi bene. A presto, Magdalene. A presto, Kraft. Avete notato come padre Thomas abbia iniziato a ricorrere molto più spesso nei discorsi delle persone? Rispetto ai primi due capitoli dove sembrava quasi non esistere nemmeno? Apollo non ci parla. Andiamo nella città zona nord. Parla neanche. Però prima vorrei andare qui. Da lui per il libro. Vediamo se può aiutarci per il libro. Ciao Baltas, è il momento? Uno soltanto, temo. Cosa posso esserti utile? Mi sono imbattuta in un libro sulla storia di Tassing e speravo che tu potessi aiutarmi a leggerlo. Oh no, non oggi. Ora sono decisamente troppo occupato. Io e Gnazio stiamo impegnati a preparare la birra di Natale, come non vedi? Ma certo, scusate il disturbo. Niente affatto, dispiace a me di non poterti aiutare. Peccato. Gnazio, magari? Salve Gnazio. Ut vales? Come state? Bene Valeo. Tutto bene? L'inverno si avvicina in fretta? Com'è che dite da queste parti? È percita? Che ti pizzica il naso? Esatto, diciamo proprio così. Baltas mi ha spiegato molti dei vostri buffi modi di dire bavaresi. Devo ammettere che sono piuttosto affascinanti.
anche se il tedesco suona un po' ruvido sulla mia lingua. Vi tratterrete a Tasting abbastanza lungo da imparare altri nostri buffi modi di dire? Ah, dovrei tornare presto a Genova, ma io e Valtas abbiamo ancora un po' di affari da sbrigare. Sto impiegando più tempo del previsto a completare questo lavoro. Gestire i suoi conti bancari è complesso. Potrei essere costretto a trattenermi ancora qualche settimana. O Deus, chi lo sa? Siete sicuri che la contabilità sia corretta? È da tanto che siete a Tasking. Oh, sì, i numeri sono assolutamente corretti. Baltas ha molti importanti conti bancari da gestire e numerosi interessi in tutto il continente. Spero solo di tornare a Genova prima che arrivi una forte nevicata, altrimenti il mio viaggio durerà il doppio. Ok. Niente da fare, quindi, per il libro ci hanno risposto picche sia Gertrude che Baltas. Vediamo se posso trovare il modo di. Se mi puoi dire chi altri potevo andare a trovare. Dovrei prendere il tempo di leggerlo con attenzione, magari scoprirò qualcosa di utile per il murale, infatti. Però non mi fa andare avanti, cioè non mi dice chi potrebbe farlo, no? Ah, pagina, ok, pagina. Il linguaggio utilizzato è troppo complesso, appunto. Dovrei chiedere aiuto a qualcuno in grado di tradurlo dal latino. Suor Gertrude? No. Baltas? No. Il dottor Stolz? Dovrei trovare lui? Padre Thomas. Padre Thomas non mi ha detto nulla. Cerchiamo il dottor Stolz. Il nostro è qui in casa. Eccolo. Madonna, ha ribaltato tutto. Sarà ubriaco marcio. Magdalena, che cosa vuoi? Salve, dottor Stolz. Ho un libro che non sono in grado di leggere agevolmente. Mi chiedevo se potessi aiutarmi a tradurlo. No. Ma io. No, Magdalena. Non intendo essere disturbato a causa della tua mancanza di alfabetizzazione. Ehi, non è una sciocchezza e non sono un analfabeta. Dannazione. Ho detto di no. Vattene. Mancanzatissimo. Niente. Thomas, non abbiamo avuto l'opzione di dialogo prima, quindi non ce l'avremo nemmeno adesso. Niente, il libro non possiamo tradurlo, quindi per ora andiamo all'Arthouse. E lavoriamo al manuale. Al murale, non al manuale, perché? Ho letto manuale. Magdalene? Dottor Stolz? Dunque, stai procedendo rapidamente con l'affresco, eh? Spero che il tuo non sia un lavoro approssimativo. Ma che pezzo di merda, scusa, ma. Me la cavo meglio di mio padre. I tuoi rimedi stanno forse sortendo qualche effetto? Molti più di quanto una ragazza come te possa capire, Magdalena. Guarire il corpo umano non è come mescolare pitture. In ogni caso, il consiglio vuole essere aggiornato sui tuoi progressi. Sto facendo ricerche sulla storia paleocristiana di Tasting dopo che i romani l'avevano abbandonata. Come la popolazione si stabilì fra le rovine, come fu fondata l'abbazia, perché i nostri santi sono così importanti. È stata dura, ma ho deciso quale soggetto scegliere. E? Allora. Dipende voglio mostrare la storia così come è avvenuta. Dipingere la fondazione dell'abbazia da parte della signora Kiersau, a partire dall'antico Bergfried. Questo potrebbe far storcere il naso ad alcune città. I santi rappresentano una parte fondamentale della storia di Tasting, in fin dei conti. La gente è disposta a credere a qualsiasi cosa, pur di dare un senso alla propria vita. Ricorda, l'affresco non serve alla tua gloria personale, ma a mettere in buona luce Tasting. E buonanotte, se siamo già partiti con i sacrifici umani. Me lo ricorderò. Lasciami fare il mio lavoro, dottore. Ma. Dopo questa sezione, c'è ancora tantissimo da fare. Non ho nemmeno pensato a come rappresentare la rivolta. Ah, sì. Immagino che presenti difficoltà maggiori rispetto agli altri murali. È strano raccontare una storia che è ancora viva nel cuore di così tante persone qui. Credo che nessuno voglia parlarne, l'hanno rimossa. Sembra che tu abbia un gran bel da fare. Allora ti lascio continuare. Ok. Hai mai visto qualcuno girarsi in modo sospetto intorno all'abbazia? O ne hai sentito parlare? Sono anni che non vado all'abbazia. E no, non ho mai sentito niente del genere.
Ho visto qualcuno seguirmi. È successo un paio di volte. No, non ne so nulla. Allora, se non c'è altro... Bastardo. Ok, prosegue. L'orario. Ora devo solo completare la parte finale del murale. Come dovrei dipingere la rivolta? Papà ha sempre sostenuto che l'arcidiacono all'epoca fosse stato il solo a cercare giustizia. Ma come si chiamava? L'unico nome che ricordo è quello dell'arcidiacono che giunse a Tassing quando fu ucciso quel barone. Jacob Estler. Può darsi che abbia scritto un resoconto della rivolta in qualità di arcidiacono. Gli scriverò e glielo chiederò. E naturalmente devo anche rispondere a Esther. Scriverò loro stasera, prima di andare a letto. Vai, scriviamo immediatamente le lettere. Vai. Scriverò una lettera anche a Esther, ok. Jacob Essler, ex arcidiacono di Frisinga. Mi chiamo Magdalene Druckerin. Sono un artista della città di Tassing in Alta Baviera. Ho motivo di credere che abbiate visitato la nostra comunità quando avete indagato sull'omicidio del barone Rothvogel all'abbazia di Kersau nel 1518. Ricordate qualcosa di quel caso che la gente di Tassing potrebbe aver dimenticato? Avete trovato delle prove che suggerissero l'esistenza di una qualche cospirazione allargata? O in particolare ricordate dei biglietti scritti da qualcuno per provocare l'assassino? O l'assassinio, scusatemi. Ne sono comparsi altri Tassing negli anni successivi, quasi fossero dei messaggeri di morte. Guardate anche la neve dietro nelle finestre. Vi ringrazio per tutto l'aiuto che riuscirete a darmi. Magdalene Druckerin. Carissima Esther, spero che tu stia bene. Devi sapere che sono estremamente felice per te, Simund. E anche per Elisha, naturalmente, e per i vostri genitori. Mi scalda il cuore sapere che la tua famiglia sta così bene. Quando questa lettera ti raggiungerà, immagino che l'inverno avrà già avvolto Tassing. Di notte già gela, perciò ho riorganizzato il laboratorio in modo che gli inchiostri non si deteriorino. Avete lo stesso problema anche a Praga? Mi hai detto che nevica, ma ho sempre immaginato che l'inverno fosse più caldo lì. Le condizioni di papà sono peggiorate e sta soffrendo molto. Il dottor Stolz si è dimostrato, beh, un inutile imbecille. Dio solo sa perché è diventato un tale vecchio rancoroso, ma ha trascurato quasi completamente papà. Certi giorni non si presenta neanche, quando si fa vivo si limita a darmi qualche istruzione sbrigativa e poi corre via. Vorrei solo capire il perché. Sono preoccupata per papà. Ho chiesto aiuto ad Agnes, ma non possiamo fare miracoli. Non ce la farà, e non c'è nulla che io possa fare. Cristo, ho paura, Esther. Il murale procede bene, ma non riesco proprio a scrollarmi di dosso la sensazione che qualcuno mi stia seguendo. Continuo a vedere questa figura in giro per la città. È successo dopo aver esplorato le miniere per scoprire la storia antica di Tassing. E poi di nuovo nelle rovine dell'abbazia. Nessun altro Tassing ha visto nulla, ma alcune suore riferiscono di aver visto dei fantasmi. È davvero strano, questa persona mi ha spaventata in più di un'occasione. Ma non voglio farti preoccupare. A me non è ancora successo nulla, per cui penso di essere al sicuro. L'unica buona notizia che posso darti al momento è che il murale è quasi finito. Dovrei riuscire a completarlo per Natale, o poco prima. Prima dell'anno nuovo, insomma. Allora forse potrò finalmente farti visita e incontrare questo Simund. A ogni modo, temo che questa sarà la mia ultima lettera dell'anno. La Reichspost è già arrivata in ritardo e il postino ha riferito che le nevicate sui passi si stanno intensificando. Sembra che ci aspetti un duro inverno. Stai al caldo ed estendi i miei saluti alla tua famiglia, Simund. Per sempre tua, Magda. Perfetto, passano altre ore e penso sia tempo di andare a dormire, però magari diamo un'occhiata prima a nostro padre. È sopra. Non parla. Niente, allora.
Scendiamo e andiamo a dormire. Vediamo quanti giorni passano. Per me ci avviciniamo a Natale. E questo, com'è finito qui? Azza. Devi fermarti. Proprio come il biglietto che ha trovato papà. Qualcuno sta cercando di spaventarmi? E se non mi fermo, allora questa persona cercherà di uccidermi? Devo chiedere a papà se ne sa qualcosa. Non può essere una coincidenza. Ma è così debole ultimamente, non voglio turbarlo. Devo solo aspettare il momento giusto. Sperando che arrivi. Vediamo se posso andare a parlargli ora, allora. Vediamo, eh. No, niente. Peccato. A questo punto allora andiamo a dormire per davvero? Nel laboratorio c'è qualcosa magari? No. Ah sì. No, ok, è la solita roba. Metterò in ordine più tardi, sì. Ok, allora andiamo a dormire. Bene, sono curioso di vedere quanti giorni passano perché mi sa che la prossima giornata potrebbe essere l'ultima del gioco. D'altronde ci manca solo una parte del murale. Il mistero riguardo a questo misterioso personaggio in teoria dovrebbe venire al pettine, spero. Il nodo appunto dovrebbe venire al pettine. E siamo a dicembre. Però non siamo ancora vicini a Natale in realtà, quindi ci sarà ancora un bel po' di gioco da fare, sicuramente altre giornate. Signorina Zuccherin, ho soltanto una lettera per voi oggi. Ci sarà Esther o l'arcidiacono? Il passo è quasi impossibile da attraversare, la neve alta è un bell'ostacolo per il cavallo e anche per me. Comunque ti auguro un buon avvento, mia cara. Grazie, auguri anche a voi. Guarda che una sciarpona addosso, Magdalena. Oh, Jacob Esther mi ha risposto che venni niente Esther. Ma Estler. Signorina Drucarin. Ricordo bene il caso Rotvogel, nonostante io non ricopra più il ruolo di arcidiacono da oltre un decennio. Non sono più al servizio del principe vescovo. A dirla tutta, non appartengo più alla Chiesa Cattolica. Se non vi dispiace conversare con un luterano, vi racconterò ciò che ricordo. È diventato luterano lui. I biglietti che avete menzionato in effetti risvegliano qualcosa nella mia memoria. Uno degli uomini che interrogai a Kersau era un miniatore di Norimberga, tale Andreas Mahler. Disse di aver trovato dei biglietti scritti con una calligrafia elegante, che incitavano le persone ad atti di violenza contro il barone. Sebbene l'ambito delle mie indagini fosse troppo ristretto per approfondire la questione, ciò mi colpì. Il fatto che siano stati rinvenuti altri biglietti, dopo tutti questi anni, deve significare che l'autore è ancora attivo. E se così fosse, significa che un serpente è rimasto annidato in seno alla vostra comunità per decenni, e potrebbe essere ancora lì. Cosa spinge questo serpente a risvegliarsi a distanza di anni per commettere un nuovo delitto? Temo che cercare la risposta a questa domanda potrebbe attirarvi nelle sue spire. Tuttavia, se siete determinati a individuare la radice del problema, credo che dovreste parlare con i vostri vicini. Vi esorto alla massima cautela nelle vostre indagini su questa faccenda. Se il serpente sta solo dormendo, può essere pericoloso andare a rovistare nelle sue vecchie tane. Spero di esservi stato d'aiuto. Possa Dio benedirvi e proteggervi. Ok. E continua a puntare su Thomas comunque, cioè niente di quello che è successo mi ha mai tolto dal sospetto Thomas. Nessuna risposta da Esther questa volta. Deve essere rimasta bloccata a causa della forte nevicata. Il postino ha detto che non riceverò più lettere fino alla primavera. Farei meglio tornare alla Rathaus allora. C'è ancora del lavoro da fare. Ok. Ah, passano altri giorni? Vediamo quanto ci avviciniamo a Natale. Ah, ci avviciniamo tantissimo a Natale. Ok, allora sì, potrebbe davvero essere l'ultimo giorno questo. Eh sì, è una vigilia. Buongiorno papà, finalmente mi sono rimessa in pari con il murale e oggi inizierò la parte finale. Ti prometto che ce la farò.
Magdalene, sono fiero di te. Grazie, papà. Mi dispiace che il dottor Stolz ti abbia proibito di venire ai festeggiamenti stasera. So quanto ami il Berchtenlauf, vediamo cos'è. Un rituale popolare germanico celebrato intorno al periodo natalizio in cui gli abitanti della città si vestono da Berchten e scacciano gli spiriti maligni dalla città per proteggerla dal nuovo anno. Ok. Ah, c'è sempre l'anno prossimo, mi sa di no. Certo. Come ti senti? Il dottor Stolz ha detto che oggi sarebbe passato di nuovo. Bene, bene, sto bene. Sei sicuro? Hai bisogno di qualcosa? No, no, vai pure, sto bene. Effettivamente oggi mi sento di umore migliore. È la vigilia di Natale, dopo tutto. Ma certo. Cosa c'è che non va? Papà, a novembre ho trovato un biglietto. Un biglietto? Cosa intendi? Era una sorta di nota che ho trovato fra i tuoi progetti per il murale. Era solo un frammento di pergamena. Sembrava provenire da un qualche vecchio manoscritto. Scrittura ricercata, inchiostro viola. Diceva solo: devi fermarti. Sai da dove provengono? Chi li ha scritti? Magdalene, io. Oddio, deve essere Oz. Aveva detto che sarebbe passato con altra linea da ardere. Se sai qualcosa, vorrei che me lo dicessi, d'accordo? Sì, lo farò. Possiamo parlarne dopo. Ah, lui sa quindi? Papà. Te ne parlerò, promesso. D'accordo, non lo farò. Tornerò più tardi. Bene, stai attenta là fuori. O non ce lo dice, o mentre sta per dircelo, muore. Sicuro. Usciamo dalla casa, ci sarà Oz. Eccolo qui. Buongiorno, Magdalene. Buongiorno, Oz. Fa freddo fuori, vero? Si congela. Invidio Nico, che può stare tutto il giorno chiuso. Eppure Andris, con la sua fucina che lo mantiene al caldo. Comunque, tieni, ho portato della legna per te e tuo padre. Grazie, Oz. Oh, figurati. D'altronde è gentile, non vedo perché continui ad essere scontrosi. Quindi, come sta tuo padre? Pensi che ce la farà a partecipare alla messa di Natale con tutti gli altri? Penso che rimarrà a letto stasera. Io farò il possibile per esserci. Devo continuare a lavorare all'affresco, però. Sto realizzando la sezione finale. Quella sulla rivolta dei contadini, giusto? Fa un effetto strano parlarne. È stato un duro colpo per Tassing, ma noi eravamo solo dei bambini. Ero troppo piccolo per ricordare qualcosa. Non ho nemmeno mai conosciuto mio padre. È proprio questo che mi complica il lavoro. Devo interrogare chi quella notte era già adulto. Ma non voglio toccare dei nervi scoperti. Perché non vai a parlare con un po' di gente ora che tutti si stanno preparando per la festa di Natale? A volte Clara parla di quella notte, anche la mamma. Potresti chiedere a loro. Voislav e Matilde sono gli unici due benedettini che ancora vivono a Tassing. Forse accetteranno di parlare con me. Non ci avevo pensato. Comunque il murale è per Tassing, non per la vecchia abbazia. Agnes ha sempre vissuto a Tassing, giusto? Andrei da lei se fossi in te. Papà mi ha detto che aiutò a seppellire tutti coloro che morirono quella notte. Non so se le farà piacere parlarne. È per il tuo progetto, Magdalene. Tanto vale provare. Ho scritto anche al vecchio arcidiacono. Ritiene che l'omicidio del barone e la morte di Otto siano collegati alla rivolta. Hai scritto a chi? È l'uomo che giunse a Tassing per l'omicidio del barone Rottvogel. E quindi? Fece da giudice per l'omicidio del barone. E se tutte le morti a Tassing fossero collegate? Non vedo come quel vecchio barone abbia qualcosa a che fare con la rivolta. Ti senti bene? Credo che tu stia cercando dei collegamenti che non esistono. Temo che il progetto dell'affresco ti stia dando la testa. Ma sei inutile. Come vuoi. Mi sto solo preoccupando per te. Troverò le risposte che cerco, in un modo o nell'altro. Grazie per la legna. A presto, Max. Ah, Oz ha ragione.
Dovrei iniziare a parlare con le persone qui in città. Farei meglio a iniziare, se voglio parlare con tutti prima del Perchtenlauf. Ok. Ricordare la rivolta. Però ragazzi, faremo questa parte nel prossimo video, perché questo finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!